Nel 1950 Robert Schuman, in collaborazione con Jean Monnet, presenta il primo piano di cooperazione economica europea in un contesto di crisi come quello che stiamo vivendo. Quali sono le risposte comuni più efficaci che l'Europa può dare? Ma innanzitutto la pace. Noi adesso non ci rendiamo neanche conto perché il 1950 è lontano, ma appunto l'operazione di Schuman e di Jean Monnet era un'operazione innanzitutto di pace con la Germania. Dall'altra parte c'era Adenauer pronto ad accogliere questa proposta. E tenendo conto che Francia e Germania erano appena usciti da una guerra fratricida, quindi la prima risposta è la pace. Poi naturalmente l'idea di Europa si è per fortuna allargata e mano a mano si è estesa, superando anche quelli che erano i confini della cortina di ferro, altra cosa che è, diciamo, incredibilmente bella. Io sono stata in Bulgaria il giorno in cui la Bulgaria è entrata nell'Unione Europea, il che significa il superare gli scontri ideologici, anche le differenze religiose e capire che lo stare insieme arricchisce tutti.